Ben ritrovati, oggi parliamo di turismo, della nuova sfida di questo settore in Campania, in particolare in vista del Ponte dell'Immacolata. Possiamo dire che si apre una fase cruciale per il turismo nella nostra regione. Ne parliamo con Raffaele Esposito, che è il presidente di Confesercenti Salerno. Ben ritrovato intanto, grazie sempre. Presidente. Grazie, buongiorno a tutti e grazie del gentile invito, direttore. Allora, partirei ovviamente da Salerno perché si inizia con le luci d'artista. Che cosa si prevede, soprattutto quali sono le vostre aspettative, voi che siete gli operatori del settore, insomma, quali sono le speranze? No, le prospettive sono buone, i dati sono incoraggianti, diciamola tutta, luci d'artista rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la città di Salerno, un punto di ritrovo per tanti giovani, famiglie soprattutto, non solo in ambito regionale ma in ambito nazionale. Poi insomma adesso si è più orientati a viaggiare da e per Salerno anche con la ripartenza a pieno regime dell'aeroporto, i collegamenti con l'alta velocità che ormai sono stabili da qualche anno per Salerno città, quindi tutto fa ben sperare. Anche i lavori di restyling del corso principale di Salerno sembrano addirittura d'arrivo, quindi insomma gli allestimenti sono quasi ultimati e la città è pronta ad accogliere gli ospiti che invaderanno pacificamente la città. Certo, prospettive sicuramente interessanti. Ecco Presidente, ha accennato all'aeroporto Costa d'Amalfi, il 2024 è stato l'anno della partenza, tra l'altro le prospettive anche in questo caso sono molto incoraggianti perché da maggio 2025 ci saranno 3 voli settimanali da e per Londra che sono stati annunciati da British. Possiamo dire, Presidente Esposito, che questa è la conferma che lo scalo salernitano sarà sempre più attrattivo? Assolutamente sì, non è insomma viene anche cancellato lo scetticismo di tanti che davano l'aeroporto di Salerno come costola tra virgolette di quello di Capodichino. Ha una sua autonomia, benché sia egregiamente diretto da un'unica società che fa capo ai due ai scali aeroportuali, però con delle politiche complementari davvero importanti e poi soprattutto certificate dai vettori che hanno scelto già lo scalo di Salerno. Dal punto di vista dell'appeal turistico è fondamentale, insomma, non soltanto decongestionare l'aeroporto di Napoli ma soprattutto favorire nuovi itinerari, nuove rotte, la nuova destinazione che riparte alla grande, possiamo dire, visti i passeggeri che ci sono già stati per questa stagione, ma soprattutto i vettori che stanno scegliendo di continuare ad investire in maniera concreta grazie all'opera di GESAC questo fa ben sperare perché i dati sono buoni, i flussi sono buoni, adesso lavoriamo per strutturare un'offerta territoriale ampia di qualità che possa insomma favorire l'incoming non soltanto dei flussi nazionali ma soprattutto attraverso una strategia condivisa, una promozione intelligente, andare a prendere i flussi dall'estero che sono fondamentali per dare respiro ai nostri imprenditori. Ecco, il ruolo strategico chiaramente nel turismo in provincia di Salerno ce l'ha il Cilento. Che anno si lascia alle spalle, Presidente? Perché possiamo dire che è stata una stagione estiva dai due volti, tra luci e ombre. Beh, assolutamente sì, il Cilento resta un territorio a sud della provincia di Salerno straordinario dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista delle attrazioni, dei patrimoni UNESCO, insomma, geoparco, il mare eccellente, lo abbiamo detto tantissime volte, un unicum eccezionale nel Mediterraneo, ma che non si è sottratto purtroppo al calo della domanda interna che poi abbiamo visto durante il corso dell'anno anche tramite la certificazione dei dati di Confesercenti, una riduzione pari al 3%. Su questo bisogna lavorare, noi in Confesercenti stiamo lavorando con la nostra rete Assoturismo, anche con grandi partenariati in ambito provinciale per
porre in essere una progettualità forte, importante, qualificante per tutti i nostri territori, non soltanto per il Cilento, ma dobbiamo cominciare a capire che dalla Costiera Amalfitana, passando per Salerno Città, arrivando al Cilento, Golfo di Policastre, non trascurando assolutamente i nostri borghi, i nostri paesi all'interno, il Vallo di Diano, gli Alburni, la Piana del Sele, Pestum, insomma, abbiamo tantissime frecce al nostro arco e stiamo appunto lavorando ad una DMO inclusiva di area vasta, Salerno e la sua provincia, attraverso la valorizzazione dei patrimoni UNESCO. Durante i dati sviscerati alla recente BMTA di Pestum, ISNART ha certificato per il cluster culturale un aumento dei flussi turistici, e su questo l'avevamo, insomma, siamo stati precursori perché insomma, stiamo lavorando proprio sul cluster culturale per far sì che ci possano essere maggiori flussi per la nostra provincia, per tutta la nostra provincia. Bisogna però lavorare ai collegamenti che siano veloci, efficienti, sicuri da e per le destinazioni principali e secondarie. Questo è il prossimo step da superare, per il quale chiediamo alle istituzioni di lavorare in maniera veloce. Infatti volevo chiedere, Presidente, che in qualche modo soprattutto il Cilento, la costa sud di Salerno, deve fare i conti ancora con troppi ritardi sul fronte delle infrastrutture, dei trasporti. Ecco, che cosa deve cambiare secondo lei? Dovrebbero cambiare tante cose. Oggi c'è la possibilità di avere tanti finanziamenti grazie al PNRR, del quale spesso si abusa, però insomma, questi territori al pari di altri devono avere le giuste attenzioni, le giuste cure. Dobbiamo capire, e quando dico dobbiamo capire, gli enti locali, diciamo gli opinion leader locali, il mondo dell'impresa che fa capo a noi l'ha già capito, insomma, dobbiamo pretendere per tutte le nostre destinazioni i servizi minimi essenziali che possano premiare anche i flussi in bassa, bassissima stagione. Abbiamo visto quest'anno, lei faceva riferimento alla stagione estiva, l'8 di settembre di quest'anno praticamente è finita l'estate, c'è stata un'improvvisa impennata invernale per poi ritornare gradualmente alla normalità della stagionalità, insomma, del mese di settembre-ottobre. Però questo ha determinato la chiusura di molte attività legate al turismo e quindi bisogna lavorare per favorire la visita dei nostri territori nei periodi di bassa, bassissima stagione, la nostra primavera. Deve poter contare su aspetti legati ad accessibilità, mobilità, insomma, su strada, su gomma, attraverso i treni. Abbiamo visto che l'alta velocità premierà il Vallo di Diano, però non dobbiamo assolutamente dimenticare la direttrice Tirrenica perché sarà fondamentale per interconnettere Salerno città dall'aeroporto per le destinazioni della nostra provincia sulla fascia tirrenica. Ma vado oltre, anche le vie del mare. Abbiamo visto, seppur partita con notevole ritardo anche quest'anno, ha premiato, cioè le persone, gli ospiti vogliono visitare il nostro territorio attraverso diciamo, le navi, diciamo, i collegamenti veloci via mare. Questa deve essere però la routine, deve essere un sistema rodato che deve poter essere calendarizzato ogni anno a partire già dal mese di marzo-aprile fino al mese di ottobre inoltrato. Così si fa un servizio turistico, un servizio alle nostre comunità turistiche e si offrono servizi adeguati agli standard europei. Insomma, una persona che vorrà venire dall'Inghilterra, da Londra o piuttosto che da Berlino, perché abbiamo visto che i dati quest'anno hanno premiato il turismo americano e il turismo tedesco con un incremento forte in termini percentuali, insomma, deve poter avere la possibilità di arrivare qui e trovare i servizi minimi essenziali per visitare tutti i nostri territori. Il mondo delle imprese farà il possibile per accontentare questi flussi e far sì che ci siano le giuste capacità di offrire i servizi, strutturando un'offerta territoriale appetibile e in linea con le esigenze dei nostri ospiti.
Ecco, rispetto a questo discorso, facendo un'analisi più complessiva sul turismo in Campania, Presidente Esposito, sul piano di accoglienza in cosa si deve ancora migliorare in Campania, soprattutto per essere competitivi rispetto all'arrivo dei turisti stranieri a cui lei praticamente ha accennato in precedenza? Beh, direttore, è una piaga purtroppo sempre aperta. Dobbiamo assolutamente lavorare ai termini di accoglienza e ospitalità in maniera convinta, però dico anche un'altra cosa, bisogna poter dare ai giovani, alle persone che si avvicinano al mondo del turismo, che è straordinario, la possibilità, la percezione di poter vivere degnamente in questo settore. Quindi, insomma, mi riferisco alla possibilità di poter lavorare per più mesi con stipendi adeguati, ma anche mirando alla qualità della professionalità. Insomma, è un problema che purtroppo si sta percependo in maniera massiva in questi ultimi anni, dove veramente la ricerca di personale specializzato sembrerebbe deficitaria. Questo non deve avvenire, stiamo promuovendo formazione, stiamo promuovendo delle politiche che possano, insomma, in qualche modo dare il giusto premio a chi vuole, insomma, affacciarsi e specializzarsi in questo settore, però bisogna puntare su aspetti qualitativi. L'inglese commerciale, l'inglese tecnico sarà la base per poter ospitare nel miglior modo possibile gli ospiti internazionali e soprattutto poter trasmettere loro le infinite meraviglie di questa terra, il modo di poter dialogare con queste persone congiuntamente all'offerta dei servizi qualitativi territoriali e delle imprese, ma poter raccontare la loro lingua in modo tale da essere capiti e quindi poter vendere loro, anche se è brutto questo termine, però poter illustrare loro le infinite meraviglie di questa terra che magari hanno letto sulle guide e quindi sono insomma curiosi di poter affrontare anche dal punto di vista esperienziale questo territorio, deve poter essere trasmessa in maniera precisa, autentica, originale, senza commettere l'errore dell'effetto boomerang, perché troppe aspettative e poi non poterle vivere, non poterle raccontare potrebbe essere un danno per l'intero territorio. Certo, il discorso della promozione naturalmente è fondamentale per il settore del turismo che resta una voce strategica per l'economia della nostra regione. Io ringrazio Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno, per questa intervista. Presidente, grazie e naturalmente buona giornata. Grazie sempre a voi, è sempre un piacere poter essere vostri ospiti. Un caro saluto. Grazie. Grazie mille Presidente Esposito. Allora abbiamo concluso, io ringrazio in regia Enrico Coppola, grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.